Buongiorno. Dunque, un rapido aggiornamento a 360 gradi. Vediamo se passo io. Allora, intanto parto da... Andiamo top down, partiamo dal paese egemone. Nel paese egemone, due parlamentari della Merkel, non mi ricordo se CDU o se credo CDU, si sono dimessi perché vagamente coinvolti in uno scandalo, vagamente correlato a un tema di mazzette per mascherine dalla Cina, non lo so, cercatelo sulla stampa internazionale naturalmente, perché su quella nazionale, diciamo, sapete che la stampa nazionale vive e si alimenta sul mito della superiorità della razza ariana, per cui tutta una serie di fatti che accadono nel resto del mondo, che sono fatti della normalità, dell'umanità e della concretezza della politica, della fragilità umana, non vengono riportati se accadono, diciamo, nei paesi etnicamente corretti, secondo i nostri giornalisti. Non è una notizia particolarmente rilevante, se non per ricordarci che alla fine la saggezza delle nostre nonne, quindi il proverbio tutto il mondo è paese, ha una sua verità di cui dobbiamo tenere conto. Ed è naturalmente un episodio che amareggia, e questo naturalmente ci dispiace, la signora Merkel, che, come sapete, fra un po' insomma, ci saranno le elezioni e verosimilmente non sarà più cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. Verosimilmente quella campagna elettorale si articolerà mi dicono, su questo asse. Da un lato avremo i socialdemocratici, che andranno alla sconfitta sostenendo le loro idee, che sono quelle di un'Europa solidale, dotata di un bilancio unico. Se vi ricorda discorsi che avete sentito ultimamente in Parlamento, sì, è proprio quella roba lì. Contro quella roba lì si schiererà il PPE, che si schiererà contro il socialismo, diciamo, contro l'SDP, d'accordo? Scusate, uso ogni tanto le categorie del Parlamento europeo, ogni tanto quelle del Parlamento tedesco, ma voi siete uomini di mondo e quindi sapete di che cosa stiamo parlando. D'altra parte, scusatemi, è abbastanza ovvio che per l'importanza economica, demografica, geopolitica della Germania si sia fatalmente portati a leggere il Parlamento dell'Unione Europea secondo le categorie del Parlamento della Repubblica Federale Tedesca e viceversa, quindi insomma questo è abbastanza ovvio. Comunque, diciamo così, la sinistra canterà la canzoncina diciamo del sogno, quella che voi conoscete. Diciamo, John Lennon immagina un'Europa con un bilancio unico, immagina che tutto vada bene, eccetera, eccetera. La destra canterà una canzoncina di concretezza, vincerà, probabilmente si andrà quindi ad una strana, insolita alleanza bianco-verde, con i rosa da una parte e i neri, cioè AfD, dall'altra, a fare da opposizione. Il dato di tutto questo è che la visione, diciamo, irenica onirica, cioè il sogno onirico che dà la pace irenico, sarà sconfitto nelle urne del paese più importante dell'Unione. Questo ovviamente sarà un dato politico del quale tutti, tranne verosimilmente gli italiani, come al solito, terranno conto. Io ne terrò conto, intorno a me se ne terrà conto,
ma non possiamo pensare che, per esempio, il sistema dei media italiano ne tenga conto. Tant'è che io ve ne sto parlando oggi. Loro ve ne parleranno, secondo me, 6 mesi dopo che sarà successo, quindi verso maggio prossimo. E basta, niente, voi direte, ma c'era Bagnai che ce l'aveva detto a marzo dell'anno scorso. Eh sì, capita così quando l'Europa, diciamo, non la sogni ma la vivi. Sognandola comanda lei, noi non siamo padroni dei nostri sogni. Vivendola, in qualche modo comandi tu, cioè gestisci la realtà, quantomeno ti scansi se vedi di fronte a te un muro e hai uno sterzo, quello che ho io in questo momento, ovviamente ti scansi. Oppure se vuoi ammazzarti ti ammazzi, ma io questo non lo consiglio a nessuno, anche perché consigliarlo è un reato, peraltro. Sempre restando su quello che succederà lassù, e quindi sulla sconfitta della idea, diciamo, onirico-irenica, sconfitta con la quale bisognerà prima o poi fare i conti, cioè è la domanda che il presidente Borghi sta ponendo da circa un decennio. È la famosa domanda: e se ci dicono di no? Che in questo caso si traduce nel e se si dicono di no, cioè se dicono di no a se stessi, se i tedeschi dicono a se stessi di non volere un certo tipo di organizzazione politica per questo lembo di terra emersa, noi che dobbiamo fare? Vabbè. La potenza della propaganda in tutto questo, no? La potenza della propaganda che continua, appunto. Ieri, per esempio, leggevo un interessante documento, riassuntivo di un tema che, come sapete, forse non lo sapete perché non è che siete tenuti a sapere tutto quello che scrivo e che faccio, ma insomma, su cui mi sono anche così esercitato, la dottrina sociale della Chiesa, insomma. È interessante che in quel documento si parlava di fondare il sogno. Ora, il sogno è una realtà eterea, impalpabile. Fondare, mettere una pietra, no? Una pietra, le fondamenta, un tuo ex petrus, diciamo, del sogno. Non lo so, io ho sentito una stecca, una stonatura. Siamo tutti un po' annebbiati, tutti un po' distorti dalla propaganda. Però poi ogni tanto arriva la sveglia, la propaganda cambia segno, probabilmente perché vuole andare da un'altra parte o perché magari c'è il cigno nero, c'è l'eccezione. Per esempio, 2 giorni fa è successa una cosa assolutamente prevedibile. L'Eterno Secondo, come al solito, è arrivato secondo. A chi mi riferisco? Mi riferisco a Wolfgang Munchau, che è un editorialista del Financial Times, ha una reputazione, enorme, probabilmente, diciamo così, meritata, perché dice sempre un po' dopo di noi le cose che diciamo noi. L'ultima cosa che ha detto dopo di noi, circa 11 mesi dopo di noi, è che le risorse del Recovery Fund non sono delle risorse enormi. Questo non vuol dire ovviamente che vadano sprecate. Mi affretto a spiegare questa cosa onde evitare, ma sono del tutto sproporzionate sia nei tempi, perché arriveranno come ci è stato, cominceranno ad arrivare, attenzione, dopo l'estate, quindi verosimilmente prima dell'inizio della terza gobbetta che comunque ci sarà, insomma, della pandemia. Vabbè, presumibilmente vale quello che, diciamo così, tutti credo abbiamo pensato andandoci a vedere com'è andata la spagnola su Wikipedia, un anno fa, no? Prima gobba, seconda gobbona, terza gobbetta, ciao. Volevo dirvi, le risorse quindi cominceranno ad arrivare su un ordine di 17 miliardi circa al lordo quest'anno, ma la valutazione che fa Munchau nel suo Eurobriefing, che vi ricordo è la newsletter più letta a Bruxelles, è che al netto saremo sui 15, 17, 20 milioni l'anno. Siamo su frazioni
di punto percentuale, siamo su frazioni di punto percentuale. Ora, naturalmente, mi sembra del tutto chiaro che mandare via quelli e anche, diciamo così, in malo modo quelli che i soldi li utilizzavano per i banchi a rotelle, scusate, non è una notazione polemica, è una notazione fattuale, quei banchi non vengono usati, sarebbe potuto molto meglio spendere quei soldi, per esempio in ambito scolastico, rendendo possibile tutta una serie di altri accorgimenti, ma insomma, quello era indispensabile, però noi dobbiamo fare attenzione, dovremmo fare attenzione, sarebbe nostro compito di politici, e questo lo ricordo a me naturalmente, non pretendo di ricordarlo ad altri, sarebbe nostro compito di politici fare un'opera di mediazione culturale. Io posso dire di averla fatta per quel che mi riguarda, nel senso che quello che oggi ci dice il Financial Times e che il Corriere della Sera ci dirà fra un anno e mezzo, io ve l'ho detto un anno fa, ovvero queste risorse sono importanti, chi non vorrebbe avere in tasca 1 miliardo? Ma se ce lo avessi probabilmente non starei qui a parlare con voi, ma non sono di gran lunga, non sono risolutive, quindi tutta questa retorica dell'ultima opportunità, delle risorse che cambieranno il nostro panorama, se viene creata per mettersi avanti con quella che poi sarà la prossima retorica. La prossima retorica sarà: avevate un'occasione imperdibile voi italiani che siete degli Untermensch e non avete saputo utilizzarla, eccetera eccetera. Naturalmente a questo cambio di narrazione si associerà un cambio di mood dell'elettorato, cioè le persone che ci hanno chiesto, e poi vediamo chi sono e se ci sono, di concorrere all'utilizzo di queste risorse risolutive, si rivolteranno contro di noi quando vedranno che queste risorse non hanno risolto nulla. E quando parlo di contro di noi, parlo contro di noi maggioranza, quindi non parlo per me Bagnai o per la Lega, parlo per l'EU, PD, 5 Stelle e anche noi naturalmente. Bisogna fare un discorso di onestà, ma purtroppo fare un discorso di onestà è diventato difficile. E perché è diventato difficile? È diventato difficile per due ordini di problemi legati alla comunicazione. Il primo ordine di problemi, ecco, vi comunico che sono passato involontariamente. Il primo ordine di problemi è legato all'impatto della propaganda. Il giornalista tipo, diciamo così, io lo capisco, deve scrivere ogni giorno, scrivere una fatica bestiale, ha una linea editoriale, ma quello conta il giusto. Sostanzialmente copiano se stessi, c'è uno che dà il là, imbeccato o meno lo dà, gli altri sono gregari, seguono. Se parte la solfa della pioggia di miliardi, ti diranno tutti che è una pioggia di miliardi. Andarsi a leggere le carte europee, come abbiamo fatto nel corso di quest'anno insieme, è una cosa noiosissima. A me dà proprio anche fastidio, mi dà l'orticaria il linguaggio della burocrazia europea, una burocrazia di cui qui in Italia non abbiamo bisogno, preferiremmo esportare la nostra piuttosto che importare la loro. Ma poi, al netto di quanto sia fastidioso il linguaggio, è comunque faticoso a scavare nei numeri, no? Faticosissimo. Quando si scavano i numeri si scopre che sono pochi soldi che hanno sostanzialmente due finalità, quella di creare un debito unico europeo da affiancare al successo della moneta unica europea e quella di condizionare le scelte dei paesi che li avranno presi in prestito. Vabbè. Quindi andare verso una politica economica unica europea, perché decisa sostanzialmente dalla Commissione, con maggiore o minore diciamo coinvolgimento dei parlamenti nazionali. Rispetto a tutto questo, naturalmente, quando vi faccio questo discorso, che è un discorso di verità, e deve essere anche un discorso di speranza, perché il sottotesto è: i nodi verranno al pettine. Quando vi faccio questo discorso, naturalmente, però, voglio ricordarvi che voi, per giustificati motivi, d'accordo, avete chiesto che gli altri se ne andassero, che noi li mandassimo via. E questo, secondo me, era giusto farlo, perché la loro permanenza in quella configurazione era piuttosto pericolosa. Ma resta il fatto che
noi dobbiamo oggi confrontarci con l'autorevolezza del Financial Times. E resta il fatto che, dal mio punto di vista, sarebbe opportuno che chiunque, maggioranza e opposizione, facesse un discorso sempre e comunque di verità. Perché, come dire, non fare il discorso di verità giova solo nel breve periodo. Ritorno a dove ero, cioè i due aspetti che rendono difficile farlo questo discorso di verità. Da un lato la potenza della propaganda. Se tutti dicono una cosa, chi dice il contrario fatalmente passa per un pazzo. Quanti dei miei colleghi hanno voglia di passare per dei pazzi, per dei tipi strambi che dicono che non stanno piovendo miliardi? Miliardi nessuno li vede, però la televisione dice che ci sono e quindi tu devi dire che ci sono. Io lo capisco, un meccanismo umano. Mettiamolo in un altro modo. Perché i politici non hanno la forza, il coraggio, la volontà, la capacità, la possibilità di svolgere quel ruolo di mediazione culturale, quindi pedagogico in qualche modo, di insegnamento, di spiegazione del mondo, che incomberebbe su di loro? Perché questo è il nocciolo della questione. Cioè, se noi dobbiamo andare dietro nella nostra proposta e nelle nostre scelte politiche al meno informato e meno perspicace dei nostri elettori, che pensa che ci sia la pioggia di miliardi, facciamo un'operazione che ci accattiva la sua simpatia nel breve periodo, ma nel lungo, quando anche lui, buon ultimo, si accorgerà che questa pioggia non c'è e che i problemi sono altri, ci si rivolterà contro. Questa è la riflessione che faccio io. Bisogna trovare un punto di equilibrio fra, diciamo, fare il discorso che le persone sono disposte a capire perché è quello che vogliono sentirsi dire, e un po' devi venire incontro alle persone, perché per trovare una mediazione partire dicendo hai torto non è mai la cosa migliore. E però tenere il punto, stare sui fatti, stare sui dati, stare sui numeri. Questo sapete che qui, diciamo, lo si fa in questa pagina Facebook. È molto difficile, naturalmente, perché questo significa che sui tanti problemi che ognuno di noi come politico deve gestire, occorre che ci sia qualcuno che lo aiuta a elaborare un messaggio che sia corretto in termini fattuali e che sia anche, diciamo, minimamente comunicabile. Capite bene che non è facile, soprattutto perché non ci sono le strutture che, diciamo, consentono di realizzare questa elaborazione. Non ci sono più i funzionari, i think tank, i centri studi di partito, perché la politica è una cosa sporca, brutta e cattiva, non deve avere i mezzi, perché voi avete voluto, avete chiesto che non avesse i mezzi, che non avesse i mezzi né per lavorare, cioè per elaborare un pensiero, diffonderlo, eccetera, eccetera, né per difendersi quando lo afferma e quando quello che dice espone anche chi ha ragione a essere fermato, no? Come nelle note chat. Quindi, diciamo, se vogliamo riequilibrare il discorso, se vogliamo portare avanti certe idee, c'è una riflessione sistemica da fare che parte da una serie di cose che chi è in grado di leggere fra le righe e di ascoltare fra le parole avrà già capito. Adesso vi lascio e per l'acqua oggi serve l'ombrello, per i miliardi no.